Quando intraprendi un percorso di tutorship, può venirti spontaneo chiederti: come posso far sì che lo studente apprenda il più possibile? Come posso aiutarlo davvero nel processo d'apprendimento? Il segreto è soprattutto uno: fornire il più possibile feedback di qualità. Il processo di tutorship dovrebbe essere impostato infatti come un processo di continuo feedback rispetto al percorso verso i risultati d'apprendimento attesi. In questo modo lo studente ha costantemente indicazioni per capire per cosa impegnarsi e in che modo. Ma quando un feedback è di qualità? Per essere di qualità, un feedback deve avere alcune caratteristiche. Come prima cosa, deve essere frequente. Ogni volta che lo studente si impegna per realizzare una performance, un esercizio, ripetere una parte di teoria, deve esserci un ritorno da parte del tutor. Attenzione a non commettere l'errore di pensare che il feedback debba essere dato soltanto al termine di qualcosa, al termine di un esercizio, di una prestazione. Un momento cruciale, ad esempio, è quello iniziale, durante il quale potrai fornire riscontri su come lo studente legge un problema e lo analizza, oppure se sfrutta tutte le risorse a sua disposizione per affrontarlo. Sarà inoltre importante fornire feedback anche durante lo svolgimento delle attività, soprattutto sul processo che gli studenti seguono per arrivare ai risultati. Ma come fare? Pensa a uno studente che debba risolvere un problema complesso. Per aiutarlo puoi farti queste tre domande. È riuscito a inquadrare con esattezza il problema? Può migliorare nella fase di ideazione e selezione delle soluzioni? Quali aspetti non ha curato a sufficienza? Ragionare sul processo funziona anche nel caso lo studente abbia difficoltà nello studio di argomenti teorici. In questo caso puoi chiederti: ci sono parti che non ha capito del testo? Ha approfondito a sufficienza tutti gli aspetti? Lo sa ripetere e rielaborare? Se ragioni con lui su tutti questi aspetti, lo aiuti non solo sul contenuto specifico, ma anche nel rafforzamento del proprio metodo di studio. La seconda caratteristica che deve avere un feedback efficace è che deve essere fornito al momento giusto, ossia deve essere tempestivo. Se lo studente esegue un esercizio, un problema, una presentazione o una qualunque forma di prestazione in un dato momento, avere un feedback molto spostato in là nel tempo non lo aiuta a comprendere se sta proseguendo nella direzione giusta. Il momento migliore in cui intervenire è invece quello in cui si mette in gioco, poiché è il momento di massima apertura all'ascolto ed è più disponibile all'apprendimento. La terza caratteristica di un feedback è che deve permettere di comprendere in modo chiaro a che livello ci si sta collocando rispetto alla prestazione attesa. In questo modo lo studente è stimolato a chiedersi: sono effettivamente a livello massimo atteso? Se non sono a un livello accettabile, perché? E soprattutto, cosa posso fare per correggere il percorso di apprendimento o per migliorarlo? In realtà c'è anche un ultimo elemento, forse il più importante. Il feedback deve essere supportivo e sostenere ed incoraggiare la fiducia in se stessi. Spesso, infatti, ci limitiamo a sottolineare tutto ciò che non ha funzionato, gli errori. Non dedichiamo invece attenzione a evidenziare i punti di forza, a incoraggiare nel mettere in gioco tutte le risorse che si hanno. Il messaggio che devi passare è: la prestazione non è ancora quella attesa, ma potrà esserlo a fronte di una maggiore attenzione, impegno, investimento. Una modalità interessante che aiuta a stimolare l'autopercezione e il pensiero critico è quello di chiedere allo studente: cosa ne pensi? Come lo valuteresti? In cosa hai avuto più difficoltà? Su quali aspetti ti piacerebbe invece migliorare? Riassumiamo. Il segreto di un percorso di tutorship è prestare attenzione a ciò che succede e dialogare il più possibile con gli studenti. Fornisci feedback frequenti, tempestivi e che permettano di capire a che livello lo studente si sta collocando rispetto alla prestazione attesa, ma che soprattutto lo incoraggino e lo supportino nel proprio percorso di apprendimento.